Ancora Gennaro Acampora, dottore commercialista, consigliere della terza municipalità di Napoli, fondatore dell'Associazione Rosso Democratico e dell'Associazione Amici del Real Bosco di Capodimonte. Buonasera Gennaro. Gennaro Acampora. Buonasera, grazie di essere venuto. Siamo molto contenti di averti qui in studio perché, ecco, rappresenti istituzionalmente, con il tuo impegno, devo dire, solerte, infaticabile, infatti uno dei tuoi hashtag è Gennaro senza sosta, giusto? Nacque qualche anno fa per caso, scherzando con degli amici e poi l'ho portato con me, diciamo, Nella tua attività, insomma. ormai da, sì, da almeno 5-6 anni. Allora, Gennaro, la terza municipalità, come si colloca a livello di zona nel comune di Napoli? Allora, la terza municipalità è una municipalità, nel primo momento era la prima circoscrizione, naturalmente era fra le più grandi d'Europa, poi nella riconversione in municipalità è comunque una delle più grandi della città di Napoli. Essa parte dal quartiere della Sanità, quindi dal centro storico di Napoli, fino ad arrivare alla collina di Capodimonte, che diciamo ricollegandomi anche a ciò che poi è il tema della giornata, della trasmissione. La collina di Capodimonte è anche un po' la collina della cultura Certo, è del uno degli nostro attrattori storici della territorio, nostra. ed arriva fino, diciamo, a Calalta Capodichino. Quindi è un territorio molto estenso, È un vasto. territorio molto esteso, molto abitato, che ha anche una differenza di abitanti all'interno del proprio territorio, perché abbiamo delle zone ultrapopolari e invece anche delle zone con un ceto medio. Quindi anche questo andiamo ad affrontare ogni giorno Problematiche. problematiche, nonostante siamo sullo stesso territorio della municipalità, ma che hanno delle differenze completamente diverse. Anche in questo periodo di Covid, di lockdown, abbiamo dovuto, diciamo, sia discutere con quei commercianti, imprenditori che avevano, diciamo, le paure che oggi hanno un po' tutti coloro che fanno impresa, che lavorano nel mondo degli autonomi, ma allo stesso tempo abbiamo anche aiutato, insieme alle parrocchie, insieme alle associazioni, con la catena solidale, Sì, tantissime famiglie che ed riuscivano a infatti mettere di in tutte le casa. esigenze Quindi diverse, sì. c'è una promiscuità, diciamo, famiglie di ceti familiari molto molto elevata, e questo poi lo riportiamo un po' in tutte le tematiche, anche nella scuola, nella istruzione scolastica. Quindi c'è tanto da fare, c'è un lavoro Ed è importante qui, da fare. infatti, che ti volevo chiedere, appunto, al di là del tuo impegno istituzionale, anche l'impegno sociale, perché tu sei fondatore e presidente dell'Associazione Rosso Democratico, che si pone come un punto di riferimento per un po' per il territorio, e poi anche l'Associazione Culturale Amici del Real Bosco di Capodimonte, ecco, quindi che è riferita al sito storico proprio, alla Reggia. Sì, allora noi, allora, non sono il presidente dello Rosso Democratico perché spero sono Ah, ho uno dei sbagliato. Fondatori fondatori. però, ma sei Sono l'anima. presentato prima in maniera corretta. Sono uno dei fondatori. Allora, come Associazione Rosso Democratico l'idea è nata ormai 10 anni fa. Nasce questa associazione un poco riprendendo la cultura e l'idea delle, diciamo, delle vecchie case del popolo, che erano molto organizzate in Emilia Romagna, in Toscana, poi in tutta Italia. Questa associazione, diciamo, è anche per dare risposte gratuite e di punto di riferimento per la cittadinanza. Qualsiasi, abbiamo degli sportelli per il diritto alla casa, la possibilità di convenzione con alcuni sindacati degli inquilini, alcuni sindacati, diciamo, dei Beh, quindi consumatori. è, diciamo, largo raggio, un Si impegno prova a che. fare, diciamo, consulenza a 360 gradi È e gratuita. importante far sapere queste È cose alle persone gratuita. perché sanno a chi rivolgersi e Sì. dove.
gratuita. In più abbiamo creato un circolo scacchi, abbiamo creato, diciamo, ormai da un anno, e io ne sono pienamente orgoglioso, una biblioteca popolare, ecco, completamente che manca completamente che nella nostra zona, manca completamente gratuita, dove abbiamo avuto sia dei libri nuovi grazie ad alcune case editrici, ma anche libri, diciamo, nuovi ma regalati da famiglie del nostro territorio, dove il libro si può venire a prendere in modo gratuito. Facciamo tante presentazioni di libri, quindi anche questo è un ulteriore stimolo, certo, diciamo, a, per le famiglie del nostro quartiere, ma non solo del nostro quartiere, anche da a pezzi di città, soprattutto tutta la zona, anche a nord di Napoli. Per quanto riguarda invece gli amici del Bosco di Capo di Monte, l'idea nasce insieme a un gruppo di amici che sono anche esponenti del nostro quartiere, che lavorano sulla memoria storica del nostro quartiere, e abbiamo pensato di fare una cosa un po' diversa, perché esiste, diciamo, l'associazione importantissima in tutto il paese degli amici di Capo di Monte, che sono gli amici proprio del museo di Capo di Monte. Invece noi anche dopo, che non è limitata solo a una località, insomma, abbraccia un po'. Invece la nostra associazione, anche, diciamo, discutendo con il direttore Bellanger, si occupa di valorizzare tutto ciò che è la reggia del bosco, dal punto di vista storico, ma anche dal punto di vista naturalistico e ambientale, certo, del Bosco di Capo di Monte. Non a caso siamo anche punto di riferimento in tutte le diatribe che accadono, soprattutto in questi giorni, sulla apertura di parchi, di parchi, dei collegamenti, dico io, che sono quasi inesistenti, tranne che c'è da dire una cosa importante. Il bosco, alcune settimane fa, prima che si decideva di chiudere il fine settimana, all'interno si stava benissimo, nonostante le oltre 14.000 persone all'interno del parco, però agli ingressi abbiamo dovuto denunciare che era assente completamente la polizia municipale, e quindi anche questa è stata causa poi dopo di chiusura. Quindi anche da questo punto di vista il grido che lanciamo forte all'istituzione, all'amministrazione comunale, è anche questo, quello di valorizzare i siti che ci sono nel nostro territorio, perché si parla tanto di turismo e cultura, questo a livello cittadino, ma io credo, e lo sostengo fortemente, che anche la cultura, ma anche il turismo, vada valorizzato, certo, nella qualità del servizio della città. Infatti, altrimenti poi invece si spesso questo è più semplice è il turismo, quello morde e fuggi, quello che non arriva al Museo di Capo di Monte, ma arriva molto più facilmente. Ma perché non ci può arrivare? O in provincia, è un peccato, perché su questo, diciamo, lo proviamo a dire, a denunciare, a fare una cosa che è amministrativa, sia politica, da un po' di anni. C'è da dire che nell'ultima settimana, proprio per chiudere questo tema, è stata eseguita una navetta 3L utile, che collega praticamente gli ingressi del Bosco di Capo di Monte, la Repubblica di Gennaro, con il Museo Nazionale. Quindi fa solo 4 fermate, questo è utile per i turisti, ma anche un progetto di integrazione dei territorio, perché sono l'osservatore astronomico. Questa è una bella iniziativa astronomico che molti dimenticano. Ecco, anche un'altra perla del nostro invece territorio. Dato ulteriormente anche in un sistema integrato con il nostro mondo. Infatti, devo dire la verità, insomma, io mi complimento con te, perché sei, vedi, con questo reperibile, rintracciabile, dispensi informazioni su tutti i social, infatti fino a quando non mi cacciano la... Ma questa, appunto, la tua figura di padre, commercialista, impegno sociale, insomma, sei veramente una figura politica, e mi auguro che, diciamo, la tua iniziativa, anche il tuo impegno, possa comunque trovare dei riscontri a livello istituzionale anche al di là della municipalità. Vediamo, io, diciamo, ho una posizione molto critica verso l'attuale amministrazione comunale, sono all'opposizione, diciamo, sia a livello cittadino che a livello municipale. Ciò non toglie che chi mi conosce, chi mi segue,
si prova a essere anche costruttivi nell'interesse ovviamente del nostro quartiere, della nostra città, sulle cose, diciamo, sui temi del fare. È chiaro che io immagino una Napoli che diventi anche maggiormente di qualità, ma che guardi anche alla normalità. Sì, invece oggi purtroppo il primo si pensa molto alle feste, si dice feste farine sporche, in questi anni forse si è pensato troppo a dei messaggi di amore e di pace, ma che poi non sono reali, quindi nel lungo oggi ci troviamo a una non progettualità, anche tutta la discussione sull'ultimo bilancio fondamentalmente è un bilancio falso, diciamo, che è molto più esperto di me anche su questo tema, perché di fatto non c'è una progettualità sul futuro della città. Allora io anche da persona abbastanza giovane e da amministratore, perché ho iniziato a 24 anni, ne farò, diciamo, 34 quando chiuderò, diciamo, questo secondo mandato, immagino che così come in passato è stato lasciato in questa città l'idea della metropolitana, oppure alcune idee che oggi, diciamo, ci siamo ritrovati anche noi come generazione, io immagino che fra 10 anni, diciamo, da questa esperienza amministrativa, purtroppo, dico purtroppo, non ci lascia nulla dal punto di vista delle infrastrutture, dal punto di vista diciamo programmatico, e quindi se conosciamo bene gli esempi, diciamo, delle macchine amministrative, da quando si parte dall'idea a concretizzarla passano anni, e quindi iniziamo a pensare la città del 2030. Benissimo, e ci auguriamo allora che, insomma, le cose possano volgere al meglio. Resta con noi perché sarai anche tu oggetto della domanda.